Salve da Prato Valerio. Purtroppo in queste zone, in questo periodo, appiccano tanti fuochi, ogni anno è così, e quindi bisogna preservarsi un po' nelle proprie terre, chiaramente, no? Io ho fatto il possibile quest'anno, ho passato il tagliaerbe. Devo essere sincero, io relativamente pulivo qua, adesso sto valorizzando un po' il bosco e mi sembra anche corretto farlo crescere in un certo modo. Quindi sono 20.000 metri quadrati che in qualche modo ancora devo completare una parte, diciamo è rimasta più o meno la terza parte da fare giù, però come vedete è meglio, era tutto pieno di frasche, fraschette, arbusti secchi. Queste sono terre aride durante l'estate, i pastori al massimo possono, diciamo così, avere l'erba per qualche settimana all'anno, ecco, distribuita verso l'autunno e anche, diciamo, poco più avanti della primavera, ma purtroppo sono terre aridissime, si vede chiaramente. La cosa che si nota è anche la presenza di vipere e serpenti vari, tipo il biacco. Nelle macchie sono quasi estinti i serpenti per via delle gatte e via dicendo. Si vede qualche biacco qua, effettivamente trovano il loro habitat. Anche per questo motivo mi sono deciso. Ogni tanto vengo anche per fare alcuni lavori, e quindi trovarsi vipere e biacchi dappertutto. Non dico che ce ne siano tantissime, però c'è la presenza di vipere e di biacchi, serpenti vari. Il lavoro è stato fatto in maniera abbastanza decisa, 2 ore di mattina. Questo pezzo l'ho fatto in 3 occasioni più o meno, e giù altre 3-4 occasioni, ancora ne mancano 2-3. Però la cosa, diciamo così, utile è che mentre le macchie, quando tagliamo l'erba, non facciamo altro che rinforzarla perché sono sempre umide, poi abbeveriamo le piante, c'è acqua. Qua invece almeno si ha la possibilità che quanto la si taglia effettivamente non cresce almeno fino alle piogge autunnali. Questo è il vantaggio che c'è. Tra l'altro io avevo fatto anche questi alberi, li avevo potati, quindi avevo cacciato tanti polloni, quindi preservare, perché se adesso c'è un incendio, nella malaugurata ipotesi, si mantiene basso. Questo non vuol dire che l'abbiamo garantito, perché non si sa mai, gli incendi sono sempre particolari, però diciamo che almeno la nostra parte l'abbiamo fatta, di più non si può fare, chiaramente. Non è poco, eh. Tra l'altro non è che io qua c'è una grande rendita, quindi un lavoro che faccio proprio per un fatto pure ambientale, volendo molti non lo fanno, non lo fa quasi nessuno, quindi perché non hai una rendita nel prossimo anno, quindi diciamocela tutta, lo si fa per una questione ambientale, però almeno vieni e puoi trovare percorsi puliti. Anche, è importante fare anche lo staglio sulla strada, perché la parte principale è proprio la strada principale, che l'innesco può partire da queste parti. Questo non vuol dire che questa paglia non prende, però si manterrà bassa e non so. Speriamo che comunque preservino questa zona. Però ci sono già dei Canadair in giro, tanti Canadair da stamattina. Nella parte bassa ci sono alberi distrutti di pini d'Aleppo che erano già comunque compromessi. Adesso c'è il grande rischio che si possono staccare e finire sulla strada, creando anche non poco problemi. Anche c'è il rischio sulla sicurezza. Mi auguro che chi di dovere monitora il punto, perché c'è il rischio veramente che qualcosa possa succedere, perché effettivamente sono tanti alberi adesso tutti quanti bruciati, e si possono, se non altro, staccare, tranciare e finire sulla strada. Sono praticamente, si potrebbe dire, come un ombrellone sulla strada, ecco, molto pericolosi. E adesso scende a Rossano, vedete, comunque. Mai stato così il Prato Valerio.
non se lo ricorda nessuno. Era solamente bosco di spine e niente più. Adesso è un paesaggio.